Saluti, io sono appunto il presidente di Milano, ma faccio parte dell'esecutivo e del direttivo di CSVNet. CSVNet è un sistema di collegamento, di coordinamento nazionale dei centri servizi che, come sapete, nascono per via della legge 266 del 91, che predispone appunto i centri servizi in tutti i territori. Sapete che per lo più sono provinciali, però ce ne sono anche regionali e alcuni addirittura diciamo più localizzati, cioè ci sono delle province che hanno anche due CSV. Si sta tentando di uniformare un po' tutto questo sistema e in questo momento comunque sono 77 i centri servizi che rispondono sostanzialmente all'obiettivo di supportare il volontariato in tutto quanto ha bisogno, dalla formazione alla promozione eccetera eccetera, ma ripeto non mi dilungo, era giusto per dire. Ecco, ma proprio per questo motivo, per il ruolo che svolgono i CSV, quindi il coordinamento di CSVNet tiene molto a questa iniziativa di supporto al workshop, perché evidenzia due elementi, diciamo uno politico e uno tecnico della necessità che ci sia un successo dell'iniziativa. Quello politico perché comunque i CSV, come sapete, sono governati dalle organizzazioni di volontariato e molto spesso presenti all'interno dei CSV. Non ci sono, tra l'altro, nel governo dei CSV non ci sono nemmeno solo le organizzazioni di volontariato, ma ci sono anche le APS, no? Quindi c'è un interesse da questo punto di vista ad avere dati certi sull'entità del no profit in Italia. Insomma, sul piano tecnico, perché il supporto che viene chiesto ai CSV, anche in funzione del censimento stesso, tante organizzazioni, le più piccole, magari le meno strutturate, si appoggeranno ai centri di servizi per espletare gli adempimenti che sono previsti. E tra l'altro noi possiamo fare quanto, e già stiamo facendo quanto è possibile, abbiamo cominciato già da subito a fare quanto è possibile perché appunto non si verifichino queste inadempienze, questo fatto che non c'è una risposta a quanto richiesto. Ecco, sul piano dei contenuti a noi interessa veramente tanto, perché sempre più noi stessi produciamo dei dati. Per lo più ogni CSV elabora dati all'interno del suo settore, del suo ambito territoriale, sulle situazioni di sulle realtà di volontariato. Milano stesso appunto sta per presentare la consueta ricerca annuale sullo stato del volontariato nella provincia di Milano e i dati sono fondamentali per far meglio, per riuscire poi a dare quei supporti necessari. Quindi in questo senso una visione nazionale, quello che ci aspettiamo è avere quei dati che ci servono per poter supportare meglio le organizzazioni di volontariato nel nostro specifico. C'è anche un risvolto politico, e concludo, che è anche quello che questo mondo, siamo convinti, meriterebbe di più di essere pesato anche sul piano politico, e di fatto non succede, perché non si sa mai l'entità vera, il peso reale, economico, e su questo ci sono tanti studi che si stanno facendo e qualche dato emergerà, immagino, anche da questa ricerca, ma anche tutto ciò per avere proprio un peso politico, perché sennò effettivamente continuiamo a contare molto poco, e non credo che sia giusto che questo settore nell'economia del nostro paese pesi così poco politicamente, intendo, no? Poi pesa su altri profili. Quindi questo è il valore politico. Ci interessa sempre sul piano politico anche perché effettivamente per capire meglio questo mondo, di come è fatto e quanto sia ancora corretta questa definizione che ci accorpa tutti, e se non è il caso forse di pensare ad altre situazioni che ci facciano capire meglio di più, perché adesso l'unica identità che ci appartiene è quella di non essere no profit, no? E tutto il dentro questo no profit, lo diceva all'inizio il dottor Mancini, c'è veramente di tutto, e allora forse è ancora questa la forma di rappresentazione più corretta. Ecco, avere dei dati penso che serva a tutti per capire se questa è ancora la forma più corretta. Quindi questo duplice obiettivo tecnico, perché ci fa capire meglio
che cosa dobbiamo supportare e come dobbiamo supportarlo nello specifico del volontariato per noi, e politico, perché forse è il caso, ormai sono passati tanti anni, che su questo discorso del no profit, del terzo settore, si abbiano dei dati più approfonditi per capire se la definizione è il modo più opportuno di andare avanti. Detto questo, non dico altro, grazie dell'ascolto e buon lavoro per chi deve lavorare subito dopo.